E allora quella offerta, ciò che io ho messo a disposizione di Dio, lui lo riempirà della sua stessa vita. Perché è così anche quando siamo a messa. Tu porti un pezzo di pane, dopo un quarto d'ora torni là e cosa ti danno? Corpo di Cristo. Allora, io ho messo le 5 ore in cui devo studiare, o che devo fare il bancario, o la professoressa, o l'impiegato, il veterinario, perché, ok? Io ho messo a disposizione del Signore questi pezzi di vita. Lui me li restituisce come pezzi di vita in Cristo. Diventano il corpo di Cristo. Vedete che un po' tutto cambia? Perché poi io entro in ufficio, ma come vedevo una volta una signora che io la spiavo un po', nel senso più nobile del termine, dalla mia finestrella, lei entrava nel suo ufficio, così, io vedevo che lei faceva il segno di croce, poi barcava la soglia. Ecco, non è esattamente un ring, no? Ma è un ambiente che potrebbe essere come un tempio, un santuario, dove io, sacerdote, vado dentro, so che il Signore mi userà, e che allora la mia attività e il mio lavoro diventerà uno spazio eucaristico,